In realtà a Policastro si sta facendo un lavoro di dragaggio delle sabbie del porto, che può essere un'operazione condivisibile, ma insomma non andrebbe fatta nel mese di luglio. No? Su 12 mesi disponibili si è scelto uno dei due mesi peggiori, dei tre mesi peggiori per fare una cosa del genere. Naturalmente questo ha sollevato grandissime polemiche. Dispiace, perché tra l'altro il golfo di Policastro, così come l'area sud Cilento, è stata premiata con le 5 vele. Per cui bisogna stare attentissimi a quello che si fa. Naturalmente noi stiamo monitorando, abbiamo denunciato, abbiamo contattato l'amministrazione, insomma è una cosa che andava assolutamente evitata. Vediamo cosa è successo. Ma tra l'altro noi arrivano pure segnalazioni da altri luoghi, da Cetara ad esempio, che ci segnalano l'ennesimo scarico abusivo persistente. Insomma, su queste sembrano piccole cose che però rischiano di rovinare la stagione ai bagnanti, ma anche agli operatori, e soprattutto ci dicono che molto va fatto in termini di contrasto dell'illegalità.